Oggi parliamo di viticoltura, parliamo di enologia, parliamo con un esperto del settore, io, il migliore enologo del mondo, premiato come migliore enologo del mondo, e sì, con la produzione del miglior Chiaretto con i tre bicchieri. Poi non so perché Mattia non riesco a seguirti in tutti i tuoi premi. Parliamo anche in qualità di vicepresidente del Consorzio Garda Classico e soprattutto. Noi chiamiamo ancora Garda Classico, ma adesso lo chiamate Valtenesi, una tipologia che cercate di, su cui cercate di indirizzare l'interesse del pubblico per non confondere il prodotto, perché parlare di vino è un conto, parlare di bianchi è un conto, parlare di rossi è un altro. Parliamo di Chiaretti, parliamo di Valtenesi e soprattutto anche questo boom che è uscito negli ultimi anni. Del rosé spumantizzato, spumante. Sai, il rosé è un mondo molto complesso e anche molto affascinante. Diciamo che andiamo da terminologia rosato, terminologia cerasuolo, terminologia chiaretto, ma tutti questi tre termini che identificano anche dei territori rosati nel sud, il cerasuolo della zona dell'Abruzzo e i chiaretti della zona del lago, sono praticamente tutti riconducibili nella parola rosé, perché nel giro per il mondo la parola rosé è identificativa di un vino di quel colore. Noi dobbiamo lavorare per i prossimi 50 anni per non sostituire, ma per dare un cognome a questa terminologia rosé. Un cognome che è quello del territorio, quindi per il consumatore internazionale, quando si dice Valtenesi, deve essere sinonimo di un vino rosé o un vino chiaretto, no? Io preferisco chiamarlo rosé perché è un termine internazionale, e chiaretto comunque è un termine, un diminutivo di chiaro, e quindi è una espressione un po' penalizzante da un punto di vista fonetico. E in francese, perché chiaretto è una derivazione dal fine 800, dal 1896, quando il Pompeo Gherardo Molmenti ha invitato a Moniga due enologi bordolesi a cercare di impostare la viticoltura e di fare chiarezza su quella che era la vocazionalità del territorio, e loro hanno indicato di piantare le vigne per produrre un rosé che hanno tradotto dal francese claret, perché a Bordeaux si produce il claret, a chiaretto, ma chiaramente, come dico così in maniera molto spiritosa, è come tradurre Geneviève in Genoveffa, sembra la stessa cosa, foneticamente sono due percezioni diverse. Quindi il fatto che questo territorio, un tempo, diciamo fino al 1900, 60, prima dell'arrivo delle denominazioni, si chiamava Moniga, perché in giro per il mondo, per l'Italia, si vendeva il chiaretto di Moniga. E quindi nel 67 nasce la prima denominazione di origine controllata e si chiama Riviera del Garda, che è un nome meraviglioso. Poi è diventato, perché chiaramente i veronesi hanno questa vocazione, bastoni non nelle ruote ma anche nelle catene, anche di dove possono, ecco, e quindi hanno detto no, Riviera è anche nostro, quindi abbiamo dovuto aggiungere Riviera del Garda Bresciano. Poi dopo 10 anni Riviera del Garda Bresciano ci sembrava un nome troppo lungo, quindi abbiamo ricambiato la denominazione in Garda Bresciano, e poi l'abbiamo fatto diventare Garda Classico, Riviera del Garda Classico, e infine Valtenesi. E io dico, è come Luigi, se nostra mamma, no, ogni design la tengo a nome, no? Alla fine, dopo 50 anni, ascolta a me, ma ti Diciamo, decidi di come mi chiamo? E mi chiamo Valtenese. ascolta, Molmenti fece le sue prime esperienze, fece fatica a imporre, a proporre questa tipologia. So che tu hai fatto fatica a portare i cambiamenti in questi nomi. Ci
Sei il papà, tu parlavi della mamma, tu sei il papà di questi cambiamenti, quindi vuol dire che hai avuto 7-8 figli, con l'ultimo, che forse è quello che ti dà più soddisfazione, Valtenesi. È stata dura, Certo, eh? ma È stata dura difatti contro le tradizioni locali. sì, ma l'importante è comunque mettere una pietra che sia l'inizio di una bella casa. Abbiamo perso 50 anni nella denominazione, nel cercare un nome comune che si chiama Valtenesi, però adesso Luigi deve fare un lavoro molto profondo, che è quello di coltivare il senso di appartenenza e l'amor proprio di questo territorio, perché noi abbiamo 8 milioni di turisti, circa 25 milioni di presenze, e teoricamente noi dovremmo fare una qualità e riuscire a far percepire il valore di questi territori attraverso la comunicazione, attraverso il lavoro serio dei produttori, e devo dire negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante tutti, compreso me, e però dobbiamo far sì che il consumatore, quindi il turista che passa di qua, sia il nostro amplificatore nel mondo. Quindi noi che vendiamo circa 1 milione, qualche 100.000 bottiglie di Valtenesi, ecco, non dovremmo neanche uscire dal cancello di casa nostra per vendere i nostri vini. Invece, Nicole, mia figlia, 2 anni fa ha fatto 67 voli in giro per il mondo per portare questo nome. Ecco, quindi il lavoro primario che dobbiamo fare per essere forti nel mondo è essere forti a casa nostra. Salutiamo volentieri Nicole, ma vogliamo parlare anche di Costa Ripa, visto che sei stato con la tua azienda, tu sei anche enologo di Bella Vista, quindi però quella è un'altra parrocchia, un altro territorio, parliamo del Garda. Hai avuto i tre bicchieri Michelin, sei stato il primo, soprattutto col Chiaretto, hai portato il Chiaretto, o il Claret, o il Rosé, o come vuoi chiamarlo tu, o il Benalco, il Riviera, Valtenesi, in giro per il mondo. Come hai fatto ad arrivare ai tre bicchieri? Ma diciamo, noi abbiamo una viticoltura, Luigi, straordinaria. Noi sul Lago di Garda abbiamo una viticoltura che nasce appunto da un concetto del 1896, dove facciamo una viticoltura dedicata al rosé. Non è solo una viticoltura di alta qualità, ma è una viticoltura dedicata a produrre quattro uve di grande qualità, come il Groppello, il Marzemino, il Sangiovese e il Barbera. È una viticoltura dedicata, cioè vuol dire allevata, potata, per fare uve destinate al rosé. Quando si dedicano mediamente 350 ore all'anno per gestire un ettaro di vigna, capisci che è una mortificazione produrre un vino che il consumatore percepisce come un vino fresco, come un vino quando arrivi a settembre, ottobre, e dicono: ma il ristoratore, aspettiamo il vino nuovo, no? Come si fa a investire una marea di tempo, una marea di passione, di intelligenza, di ricerca per fare un vino che vive 4-5 mesi? E io mi sono chiesto a un certo punto, eravamo i primi anni 90, ma perché un vino da dessert, un vino dolce può vivere 50, 100 anni, un vino rosso può vivere 30, 50 anni, un vino bianco può vivere 20, 30 anni, è un rosé che proviene da una grande viticoltura come quella della Valtenese, deve vivere 4 mesi. C'è qualcosa che non funziona. E quindi mi sono tornato a lavorare analizzando bene quelli che erano i processi di tecnologia di vinificazione, diciamo dai fine 800, e quindi ritornare a lavorare ancora in botte di legno, chiaramente prima vendemmiare in una certa maniera, selezionare molto bene le uve. Cioè noi, al contrario di gran parte del resto del mondo che fa i rosé con le uve, diciamo, di secondo profilo, no? Perché le uve migliori le usano a fare i vini rossi, noi al contrario, le uve migliori le usiamo a fare i rosé. E quindi facendo un percorso di tecnologia di una certa qualità, sono arrivato a fare un rosé che può vivere comodamente 2, 3, 4 anni. Poi è successo nel 2009 che ho messo le mani su un rosé della
della Rioja Alta, la Spagna, che viene venduto dopo 10 anni, vanno 4 anni di botte e 6 anni di bottiglia. Allora mi sono reso conto che, pur essendo io, facendo un vino d'avanguardia, avevo intrapreso sì una strada di grande valore, però dovevo avere il coraggio di perseguirla. E quindi ho applicato delle tecnologie per far sì che questi vini potessero fare 2 anni di botte e quindi prendere forma, prendere sostanza, prendere energia, prendere carealità, carattere dalla botte, e poi 2 anni di bottiglia per raffinare questo carattere qua. E quindi oggi il Molmenti esce dalla cantina dopo 4 anni della vendemmia, ma il mio obiettivo è quello di fare ancora un anno di bottiglia, quindi uscire dopo 5 anni. Questo a dimostrazione, ma non al consumatore finale, ma prima a me stesso, che una grande viticoltura in un territorio vocato come quello della Val Tennessee può dare origine a dei rosé che possono poi portare sul mercato, e quindi ai consumatori finali, una mentalità d'avanguardia, una mentalità di rottura del banale, perché fare un vino che dura 4 mesi è veramente una mortificazione della propria, secondo me, delle proprie capacità e di quello che ci hanno lasciato i nostri genitori, i nostri nonni. Un po' quello che abitava col Novello, insomma. Sì, sì, sì. Poi abbiamo visto che fine ha fatto, vero? Sì, è perché il Novello, per poter fare il Novello, quello che in Francia è la Beaujolais, serve una viticoltura dedicata e una vocazionalità anche lì, capito? Quindi noi abbiamo questa abitudine di seguire le mode, ma come si sa le mode sono molto veloci a cambiare. Ti ricordi quando andavamo con i capelli lunghi, Luigi, e con i pantaloni a zampa di elefante? Ti ricordo? Ecco, e oggi ci va via con i pantaloni che, capito, si aderiscono alle caviglie. Ecco. Invece la grande viticoltura è una forma educativa del pensiero. Cioè, è come avere una nonna che ti insegna a fare il bussolà come una volta, la torta di mele come una volta. Cioè, i sapori, i profumi e la storia della manualità, cioè il valore artigianale, deriva proprio dal mantenimento della nostra storia. Ecco, tu ovviamente sei un grande enologo, parli di enologia, ma a base, la base dell'enologia, del buon vino, come dicevamo prima fuori onda, parte dalla potatura della vite, del vigneto, perché sembra facile, uno prende il forbiciotto, va a taglia, ma taglia vuol dire tagliarsi anche qualcos'altro, insomma. Sì. Guarda, è che la vigna è una liana, quindi la vigna, se pianti un palo da 20 metri, lei sale in verticale. Diciamo che la potatura dà origine alla produzione del frutto, e il frutto dai semi, e dai semi nasce la nuova vita. Quindi potare è... Perché la vite non si coltiva, ma si alleva. Noi alleviamo la viticoltura, capito? Non coltiviamo le vigne. Quindi allevare vuol dire che la potatura è un fattore educativo della pianta. Una vigna, per produrre vini di grande qualità, deve vivere almeno 60-70 anni. Quindi anche ai telespettatori, a quelli che ci seguono, è molto vicina la filosofia dell'allevamento della vigna a quella dell'allevamento, cioè allevamento, dell'educazione di un figlio. Quindi l'apparato radicale della pianta deve andare in profondità per aiutare la vigna a produrre e a trovare le energie per alimentare le proprie autodifese. E così è l'educazione culturale dei nostri figli. Infatti la Nicole, che è stata in America, è stata in Australia, è stata a Bordeaux, è stata a Parigi, è stata a Londra, però alla fine ho detto le tue radici, la tua storia è quella europea, non è quella di andare a finire gli studi in America, perché tu devi imparare cosa vuol dire i valori
dell'etica comportamentale, del senso della responsabilità, il senso di quello che chiamavano una volta la reputazione, cioè tutte le parole che ci hanno insegnato i nostri genitori sono il frutto di centinaia d'anni di storia. E questo vanno, sono trasferite nella tua anima, e nella mia l'anima è l'apparato radicale. Quindi le radici, Luigi, finisco, è bellissimo questo tema qua, le radici devono andare in profondità. La vigna per vivere può andare anche 10-15 metri in apparato, la radice in profondità, e anche se non piove 20 giorni, no, la pianta, la vigna è educata per andare a cercarsi l'acqua e andare giù ancora 20 centimetri. Quindi innaffiatura artificiale bandita. Però volevo ricordare, prima di chiudere questo nostro incontro, Mattia, volevo ricordarti anche la tua sensibilità che hai verso il prossimo. Noi nei nostri archivi video abbiamo un grande ricordo da te con Christian Barnard, che tu facevi, sostenevi con le tue iniziative. Sostenevi le sue iniziative, è stato un incontro piacevolissimo e anche un po' così scioccante, pensando che quell'uomo che era lì in cantina con te, con noi, era quello che aveva effettuato il primo trapianto di cuore al mondo. Un grande ricordo, ma soprattutto voglio sapere come sta andando la Fondazione Barnard. La Fondazione Barnard, quando lui se n'è andato nel 91, è terminata, perché fondamentalmente lui aveva fatto la Fondazione Barnard con la principessa Diana, e chiaramente andandosene tutte e due, la persona che gestiva poi la fondazione aveva prevalentemente, per non dire esclusivamente, degli interessi economici e finanziari dai quali io mi sono ritirato. Ho cambiato il nome in un vino che si chiama oggi Campo Starne, che era poi una campagna più o meno dove andava a caccia mio padre, andava a caccia con i cani, ed è un vino a cui sono, cioè, la fondazione è finita, ma è rimasto il vino, che non è una cosa che non è una cosa da poco, perché lui diceva che bere due bicchieri di vino rosso al giorno riduceva del 50% i rischi dell'infarto. Quando lui ha chiesto a me di fare questo vino, dico: ma lei, scusi professore, lei è un sudafricano e la viticoltura c'è anche in Sudafrica, no? Quindi perché devo farglielo io questo vino? Perché io vorrei un vino tipicamente con uve italiane, non voglio né Cabernet, né Merlot, né Syrah, né Gamay, cioè voglio vini solo di viticoltura italiana. E ho scoperto che il lago di Garda, soprattutto la sponda d'Annunziano, quindi la sponda dove viviamo noi, è uno dei punti più a nord del mondo dove tutto quello che viene è estremamente armonico e quindi di conseguenza estremamente digeribile. Cioè, lui voleva un vino che avesse un'armonia tra l'aspetto alcolico, quindi non eccessivamente alcolico, non avesse troppa struttura e non avesse troppa acidità, ma questi tre elementi fossero contenuti in un cerchio, no, che è il simbolo dell'armonia. E in più voleva che questi vini evolvessero, almeno si affinassero per almeno un anno in botte, perché sosteneva che in questa maniera il vino era estremamente più digeribile. E abbiamo dato alla Fondazione Barnard la possibilità finanziaria di fare allora due interventi chirurgici, che costavano circa 70 milioni una volta, no? A due bambini più piccoli dei 3 anni, che avevano chiaramente la necessità di un trapianto di cuore. E ti devo dire, è fatto bene a ricordare questo aspetto, perché è una delle più grandi, delle più belle cose che ho fatto nella mia vita. Bene, grande lezione magistrale di del nostro amico Mattia Vezzola. Mattia, noi adesso ci lasciamo, poi io vengo a prendere qualche bottiglia dello come si chiama? Del Campo Starne. Campo Starne, perché io invece di bere due bicchieri ne bevo 4, visto che la mia età ha bisogno, quindi qualche bottiglia. Ti aspetto tutti, quelli che ci ascoltano. Ringraziamo Mattia Vezzola, grande esperto dei vini, perché dire viticoltura è un po' non è giusto, visto i suoi
Che ultimo premio hai preso? L'ultimo premio che hai preso? Non te lo so dire, perché sono veramente tanti e di grande soddisfazione. Ecco, io sono stato, non il, no, sarebbe veramente, bisogna precisare, non sono il più grande enologo del mondo, ma sono stato nominato 5 volte il miglior enologo italiano, che è già adesso per raggiunti i limiti di età, ho detto, insomma. Quindi tu ti devi fare alla parete come gli ex voto, pieno di premi lì in parte. I miei premi sono le mie amicizie come la tua, Luigi. Ecco, grazie. E soprattutto i tuoi figli che vanno in giro per il mondo portando alte il nome dei vini gardesani e di Costa Ripa Moniga. Grazie Mattia, grazie. Ci sentiremo più avanti. Ciao, ciao. Ciao, grazie, grazie.